Cari cittadini, buonasera. Sono purtroppo a comunicarvi l'adozione di un'apposita ordinanza che da qui a poco sarà pubblicata sull'albo pretorio del Comune per l'adozione di misure urgenti al fine di prevenire l'ulteriore contagio da Covid-19 che sta interessando purtroppo il nostro Comune. Sapete purtroppo che da giorni, attraverso i dati che pubblichiamo sulla pagina Facebook del Comune, che Presenzano è interessato da un aumento dei contagi da Covid-19. Speravamo che il trend si arrestasse nei giorni precedenti, ma invece devo constatare che solo nella giornata odierna abbiamo quasi superato le 10 positività, per cui abbiamo superato in tutto oltre i 30 positivi all'interno del nostro comune. E a questo punto ritengo doveroso adottare tutta una serie di provvedimenti che vanno nella direzione, in un certo qual modo, di prevenire il rischio di ulteriori contagi. Abbiamo da poco concluso l'ennesima interlocuzione con la direzione sanitaria dell'ASL e con l'ufficio di prevenzione attraverso la dottoressa Verrengia, che ringrazio ancora una volta per il lavoro che sta facendo in questi giorni. Presenzano, come avete sicuramente saputo, è uno dei comuni attenzionati dall'ASL perché in base al rapporto tra popolazione e positivi l'indice denota un certo allarmismo. Per questo motivo mi sono visto davvero costretto, come dicevo poc'anzi, ad adottare tutta una serie di misure urgenti che cercano in un certo qual modo di prevenire queste problematiche. Per cui con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni sarà innanzitutto vietato entrare ed uscire dal territorio del Comune di Presenzano per chi non è residente o domiciliato. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza ad un proprio anziano diversamente abile. Resta comunque ferma la necessità di adottare comunque le misure necessarie di distanziamento sociale e di prevenzione già previste per tutta la popolazione. Chiaramente, quando parliamo di motivi di necessità, facciamo riferimento a tutti quelli che attengono alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali d'affezione, previa esibizione di autocertificazione. Sarà vietato ogni spostamento all'interno del territorio comunale. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano diversamente abile o per usufruire di servizi non sospesi previa esibizione di idonea autocertificazione. Le entrate presso le attività commerciali dovranno essere contingentate in base all'ampiezza dei locali. Sarà possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del paese, come per esempio per gli alimenti per chi ha delle intolleranze e quant'altro. Tutti gli esercenti del comune di Presenzano sono obbligati ad utilizzare, come del resto stanno già facendo, mascherine e guanti ed è necessario che sanificano più volte al giorno con appositi prodotti, banconi, carrelli ed in generale tutte le superfici e le aree di lavoro. Tutte le attività esercenti nel comune di Presenzano debbono rispettare rigorosamente quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata e all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, oppure per motivi di lavoro. La somministrazione e vendita di prodotti, degli esercizi di tabacchi ed edicole, le cui aperture seguono gli orari consentiti dalle prescrizioni nazionali, potrà essere garantita solo all'esterno, su banchi posti in prossimità delle entrate. È sospeso poi lo svolgimento di ogni attività sportiva ed è consentito esclusivamente svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione,
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 30 gennaio 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione all'interno di qualsiasi ufficio pubblico o privato. È vietato il commercio ambulante sul territorio comunale, sono sospesi i mercati sul territorio comunale, sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Per quanto riguarda le abitazioni private, è qui che rivolgo davvero a voi cittadini un caloroso appello per evitare, voglio dire, di correre ulteriori rischi, perché purtroppo i contagi di questo periodo derivano dai contatti che abbiamo avuto nelle festività natalizie e dai festeggiamenti che a volte voglio anche capire perché dopo tantissimo tempo di forte sofferenza diventa anche fisiologico voler condividere un momento conviviale con i propri cari, però